Bentornati ragazzi, sono Giovi Spa dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Guarin Inform. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti, passate da Bitcoins FIFA, troverete il link, il codice coupon malati 15 qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Freddy Guarin, centrocampista colombiano dell'Inter nella sua versione Inform. Preciso che anche essendo interista, questa carta non mi ha fatto entusiasmare. E per me supera per un finino la sufficienza, perché veramente sembra alquanto inutile e troppo costosa per quel che riesce a fare in campo. Ma veniamo alle sue statistiche. Ha una buona velocità, 82 generale con 82 accelerazione e 82 velocità scatto. Queste statistiche vengono rispecchiate in game perché si vede che non è velocissimo e nemmeno lento. Parliamo del suo dribbling. Nonostante abbia 4 stelle skill, per me non sembra chissà quale dribblatore. Con 83 generale, con solo 75 di equilibrio e 78 di agilità. Di sicuro non è il massimo nei dribbling stretti e nemmeno quelli con le skill, a parer mio. Poi ha anche un 84 di controllo palla e si vede che comunque qualche palla non la controlla proprio in maniera ottimale. Diciamo che con 4 stelle skill ci si poteva aspettare di più dal suo dribbling, e invece non è così. Il suo tiro, nota dolente di questa carta, perché ho tirato davvero tanto con lui, ma nonostante ciò ha realizzato solo un gol. Quindi questo dimostra la sua scarsa finalizzazione. Solo 74 sulla carta, perché in effetti in game si sente questo valore basso, e secondo me è anche di meno di 74. Ha anche 80 piazzamento, 96 potenza tiro, 91 long shots, 78 tiri al volo e 77 rigori. Abbiamo dunque due valori contrastanti, ovvero la sua potenza tiro che si sente veramente che tira di quelle bombe veramente potenti, di quelle bombazze pure dalla distanza, però si sente questo valore bassissimo di finalizzazione. Infatti anche se tira forte dalla distanza o anche in area di rigore, comunque non vanno propriamente in porta, vanno pochissimo e nulla in porta. Quindi ho messo come contro il fatto che comunque sbaglia troppi tiri. La sua fase difensiva non è maluccio, ha 69 di difesa con 69 intercettazioni, 57 marcatura, 77 contrasti in piedi e 79 di scivolata. Io personalmente ho notato che non tiene la marcatura, però nei contrasti è buono, non è fortissimo ma è buono. Altra nota dolente è i suoi passaggi, con 82 sulla carta suddiviso in 83 visione, 78 visione, cross, scusate, 85 passaggi corti, 79 passaggi lunghi e 76 effetto. Per me non è un assist man, infatti non l'ho provato nemmeno come COC, ma solo come CC, perché non ha quel tocco di classe che ha un trequartista puro. Sì, i passaggi li sa fare bene, qualche lancio lungo me l'ha fatto, qualche cross pure, però non sono chissà che cosa. Infatti, come vedrete anche nelle statistiche, come avete già visto nelle statistiche, mi ha fatto, se non sbaglio, 2 o 3 assist su 11-12 partite, quindi non è proprio l'assist man. Il suo fisico però rappresenta uno pro, perché è difficile farlo cadere, e nei contrasti riesce in qualche modo a rubar palla agli avversari. Ha 87 sulla carta con 85 resistenza e 90 di forza, quindi è davvero forte ed in game lo noterete, forte di fisico naturalmente. Un altro valore discreto è il suo colpo di testa, con 79 elevazione e 68 precisione di testa. Non le prenderà di tutte di testa, però alcune sì. Un altro valore che è nella media sono i suoi calci piazzati. Sinceramente gli ho fatto battere giusto qualche corner, non è andato benissimo, però diciamo che sulla carta sembra abbia dei buoni valori. Io l'ho utilizzato in un 4-4-2 con in attacco Müller e Barbo, poi ho tolto i Barbo e ho messo al suo posto Ramos. Avevo una mezza idea anche di provarlo come CDC, ma non ha proprio il work rate giusto ragazzi, infatti ha un alto medio e gli manca anche un po' di fase difensiva. Io l'ho utilizzato con uno stile intesa infaticabile perché ce l'avevo già, l'avevo comprato direttamente con quello stile intesa, però potrebbe andare bene anche lo stile intesa base oppure il predatore, che aumenta più 3 di tiro e più 3 di passaggio e ne ha bisogno di aumentare tiro e passaggio.
Il suo prezzo è un altro conto, perché io l'ho pagato circa 140.000 crediti per PlayStation e non li vale assolutamente. Per me, anche Vidal un po' qua, non upgrade, va bene al suo posto. Riassumendo, abbiamo pochi contro e pochi pro, perché comunque è un giocatore nella media. Abbiamo pro fisico, potenza tiro, contro il prezzo e sbaglia troppi tiri. Il suo voto è un 6,5, appena appena 6,5. In conclusione, questa è una carta nella media che non vale i suoi crediti e in sostituzione vi consiglio un Vidal o un Pogba che costano meno e rendono meglio di lui. Dunque ragazzi, la player review termina qui. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace, arriviamo almeno a 30 ragazzi, arriviamo a 30 mi piace per questa player review. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Commentate con questo video dicendoci cosa ne pensate di questo giocatore, cosa ne pensate di questa player review. Non dimenticate di passare dalle nostre altre player review. Dunque, ragazzi, qui è Giovi Spo, vi saluta e vi ringrazia.